Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questo primo incontro con i webinar del Parco del Monviso. Iniziamo anche quest'anno un ciclo di 3 incontri intorno al Monviso. Quest'anno li dedichiamo alla biodiversità. Il 22 maggio, si è celebrata la Giornata Mondiale della Biodiversità per commemorare l'adozione del testo della Convenzione per la diversità biologica da parte dell'ONU, che è avvenuta proprio il 22 di maggio nel 1992. In occasione di questa importante ricorrenza e anche per sottolineare che il Parco del Monviso sta realizzando delle attività in un piano integrato PITEM che si chiama BioDivalp e che è un progetto di cooperazione transfrontaliera del programma europeo Alcotra, nella quale 5 regioni italiane e francesi cooperano per valorizzare la biodiversità delle Alpi, abbiamo pensato di dedicare questi 3 appuntamenti alla biodiversità sotto diverse angolature, seguendo 3 diverse tematiche, ciascuna delle quali sarà sviluppata partendo da un punto di vista tecnico-scientifico, per poi svilupparlo, ulteriormente ampliarlo, affiancandolo con il racconto di attività o progetti del nostro territorio che a quella tematica si ricollegano, per cui andremo a dare sostanzialmente uno sguardo alla teoria e uno alla pratica di quella che è la tutela della biodiversità sotto al nostro re di pietra. Prima di iniziare l'incontro di questa sera, ho il piacere di lasciare la parola al presidente del Parco del Monviso, Darry Miretti, che ci darà un saluto e avvierà idealmente i lavori di questa sera. Non c'è la possibilità di fare il taglio del nastro perché siamo in webinar, però diciamo un taglio del nastro virtuale. Presidente, a lei la parola. Grazie Davide, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, porto il mio saluto a nome dell'amministrazione, del Consiglio di amministrazione e mio personale. Io sono molto molto felice di inaugurare questa chiamiamola 3 giorni di lavoro, di questi 3 appuntamenti che oltretutto mi sono stati proposti dagli uffici, da Davide, da Mario e dai nostri dirigenti. Io l'ho accettata con ottimo auspicio, sono contento di questa iniziativa qua, tanto vero che ho voluto addirittura pubblicizzare sui giornali locali, perché mi sembrava, forse la prima volta che facciamo un'iniziativa così, diciamo, di pubblicità sui giornali, ma anche perché mi sembrava una bella cosa, cioè, mi è piaciuto subito da quando me l'hanno proposta, perché come ben sapete, io è solo da fine anno che sono presidente, quindi molte cose non è che non conoscessi, no, non ero dentro come sono i miei uffici, ma mi è piaciuto subito questa iniziativa qua. Quindi l'ho sponsorizzata di buon auspicio perché mi sembra importante. Mi sembra importante anche la conoscenza del nostro territorio, il Parco del Monviso, il Re di Pietra, per me è una delle cose più belle. Mi è sempre piaciuto, sono convinto, quindi sono ben contento. Vedo che comunque c'è un bel numero di partecipanti, mi fa piacere, perché fosse stato in presenza forse sarebbe anche meglio, ma purtroppo non si può fare. Ma nonostante questo, la gente sta partecipando, quindi è un'iniziativa positiva. Io mi auguro che i partecipanti siano tanti anche nelle altre 2 edizioni. E vi auguro un buon lavoro a tutti, saluto tutti i partecipanti, vedo qua dei nomi che conosco e quelli che non vedo i nomi li saluto, un abbraccio di cuore a tutti, vi auguro buon lavoro, so che siete in buone mani con Davide e con Mario, poi vedo che c'è anche la Mariangela, Aloy, vedo anche la Gaggino scritta qua, quindi mi fa molto molto piacere e quindi se riesco sto ancora alcuni minuti, però poi alle 6 ho un appuntamento con un sindaco che purtroppo non posso dirgli di no
e vedrò anche di partecipare alle altre giornate, se non interamente, almeno con un saluto. Buon lavoro a tutti e grazie a tutti i partecipanti e un abbraccio a tutti. A te, Davide. Grazie Presidente per questa introduzione. Condivido le sue parole, insomma, l'essere online è ancora, diciamo, sintomo di una normalità non del tutto ritrovata. Ci stiamo lavorando come paese, ci stiamo lavorando come Europa, insomma, ci arriveremo, ma per oggi siamo ancora in webinar. La ricaduta pratica positiva è che i partecipanti di questo incontro saranno molti di più quando questo webinar sarà condiviso attraverso i nostri canali, potrà essere visto anche da coloro che per le più svariate ragioni questa sera non hanno potuto partecipare in diretta. Dicevamo che il ciclo è dedicato Ma alla ci sono biodiversità. solo, se mi permetti, Davide, Prego. se ci fosse poi la possibilità, valutiamo poi magari in una giornata un po' più avanti di farlo in presenza e magari di riassumere tutto quello che abbiamo fatto, che avete fatto. Se riusciamo lo faremo magari proprio, magari anche più vicino al Re di Pietra, magari 2 orette in montagna al fresco quest'estate e potremo fare un'iniziativa da trovarci tutti. Così abbiamo anche l'opportunità di conoscerci umanamente che male non fa, solo quello. Grazie. Perfetto, sì, sarebbe davvero un'occasione preziosa per ritrovare un po' di socialità, perché in questi mesi ci stiamo trasformando tutti in delle marmotte in letargo dal punto di vista della condivisione umana. Detto ciò, dicevamo appunto il tema portante di questi tre webinar è la biodiversità. Abbiamo però scelto di applicare il tema su tre filoni diversi. Questa sera iniziamo dalle farfalle, dai lepidotteri, con un appuntamento dal titolo Voli leggeri, le farfalle sotto il Monviso. Avremo con noi tre interventi, come dicevo prima, un intervento tecnico-scientifico apre l'appuntamento e poi a chiudere delle testimonianze di progetti locali del territorio. Presenterò coloro che parleranno nel momento in cui darò loro la parola, per cui inizio con la professoressa Simona Bonelli, che è associata di zoologia presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino ed è una biologa con un dottorato di ricerca in entomologia agraria. Si occupa da 15 anni di conservazione della biodiversità, per cui diciamo è davvero un'esperta del tema e da lunghi anni si occupa in particolar modo di biologia, ecologia e conservazione dei lepidotteri diurni, attraverso anche un gruppo di ricerca che la coadiuva in quello che è il suo lavoro. Alla professoressa Bonelli chiediamo di parlarci di quelli che sono i lepidotteri presenti nel territorio del Monviso, del Parco del Monviso, ma più in generale delle valli del Monviso. Vado a assegnare alla professoressa la facoltà di condividere il suo schermo perché ha una presentazione attraverso la quale ci parlerà del tema appena detto. Professoressa Bonelli, a lei la parola e grazie. Grazie mille a tutti per l'invito, soprattutto ditemi solo se in questo momento vedete il mio schermo condiviso Le e se mi confermo che lo sentite. vediamo e la sentiamo forte e chiaro. Molto bene. Sì, dunque noi lavoriamo con il Parco del Monviso già da diversi anni sulla tutela dei lepidotteri diurni nel territorio del parco. E questa sera quindi vi dico alcune cose proprio su queste farfalle del Monviso che in parte sono appunto già sotto tutela e studiate da noi, università, insieme con voi parco. Innanzitutto, inquadrando in generale l'area, diciamo che come vedete in questa mappa, le farfalle diurne si trovano distribuite in maniera non uniforme in Europa. La massima concentrazione di specie l'abbiamo proprio sull'arco alpino e in particolare sull'arco alpino occidentale. Quindi diciamo già il Parco del Monviso si trova in un'area particolarmente biodiversa, particolarmente ricca di specie. L'Italia poi è in assoluto il paese
europeo che ospita il maggior numero di specie. Nella prossima checklist che verrà aggiornata, pubblicata a brevissimo dal Ministero dell'Ambiente, vedrete che questo numero sale a 300 per varie nuove segnalazioni o suddivisione di alcune specie in taxa separati. Comunque 300 specie in Italia, più di 200 sicuramente in Piemonte, molte relegate proprio all'arco alpino. Quindi l'arco alpino diventa anche un luogo particolarmente importante per la conservazione delle farfalle. Noi sappiamo lo stato di salute, conosciamo abbastanza bene lo stato di salute di queste farfalle perché per questo gruppo tassonomico, che è sono un gruppo di insetti molto studiato e molto conosciuto, abbiamo la possibilità. Scusate, ho fatto un pasticcio, volevo togliere. Niente, non si può. Abbiamo la possibilità di consultare le liste rosse che sono disponibili, la lista rossa a livello europeo redatta nel 2010, la lista rossa dell'area geografica mediterranea redatta sempre da IUCN nel 2016, e poi abbiamo una lista rossa farfalle italiane che abbiamo redatto anche noi nel 2016, uscita questa pubblicazione, nel 2018 la pubblicazione invece internazionale. Ricordo agli addetti ai lavori, ma non solo, che le liste rosse si consultano gratuitamente dai siti web, quindi potete andare sul sito iucnredlist.org per sapere lo stato di salute di qualsiasi animale o pianta del mondo, oppure potete andare su iucn.it e trovate lo stato di salute a livello nazionale di una serie di organismi, tra cui le farfalle. Quindi questo è molto importante perché ci dà il polso della situazione su quali sono le specie che sono più vicine, più prossime all'estinzione, quindi su quali dobbiamo focalizzare i nostri sforzi. Da queste analisi, questi assessment, per esempio, veniamo a sapere che l'arco alpino, ma poi guardate proprio in particolare il Piemonte, è la regione che ospita il maggior numero di specie che sono state durante questo assessment IUCN valutate come minacciate di estinzione, cioè quelle più prossime all'estinzione. E quindi di nuovo il contesto del Monviso molto importante. Allo stesso tempo, in chat la mia collega vi sta intanto mandando i siti, i link, diciamo i siti che io cito nel mio discorso, così potete salvarli. Se guardiamo poi sempre la mappa d'Italia, vediamo che la maggior parte delle specie protette dalla legislazione europea, in particolare la direttiva Habitat, quella che si occupa di proteggere le specie animali sul territorio europeo, la maggior parte delle farfalle protette italiane si trova proprio in Piemonte, 12 specie sulle 17 in totale protette in Italia. Considerate che anche dal punto di vista del peso proprio della salvaguardia delle specie protette dalle normative europee, noi abbiamo un grosso onere o onore, dipende, perché ospitiamo il 60% delle specie protette a livello europeo. L'Italia appunto è molto ricca, molto biodiversa ed è anche quindi ricca di specie protette a livello europeo. Per queste specie protette ci sono degli adempimenti normativi ed è per questo che, proprio spinti da questi adempimenti normativi, che abbiamo cominciato a collaborare con l'Ente Parco già 4-5 anni fa, in vista del quarto reporting, perché ogni 6 anni gli Stati membri consegnano alla Comunità Europea un reporting sullo stato di salute delle specie protette. In particolare, poi il Parco del Monviso si è reso parte molto attiva nel voler applicare le linee guida fornite da ISPRA per il monitoraggio delle specie protette all'interno del suo territorio, che ospita diverse specie protette, no, e ovviamente non soltanto di farfalle. Quindi il lavoro del parco è molto intenso nella tutela di queste specie protette, negli adempimenti legislativi, perché non ci sono ovviamente solo le farfalle, ma ha dedicato veramente molte energie. La prima specie, di cui si parlerà anche dopo, tra quelle protette dalla direttiva che sono presenti nel Parco del Monviso, abbiamo Parnassius sapollo. Parnassius sapollo è una farfalla emblematica, l'emblema delle Alpi, una farfalla molto bella. Ci sono 4 punti di campionamento fissi ormai dal precedente reporting, che quest'anno il parco si è di nuovo fatto carico di portare avanti insieme con noi, e anzi
nella prima slide avete visto oltre il mio nome il nome di Alessandra Pollo, che è la borsista, diciamo la neolaureata, che ha appena vinto la borsa di studio per lavorare su questi transetti, su questi monitoraggi, attraverso quindi dei finanziamenti del parco. E quindi ci sono dei siti, anche a Pian della Regina e Pian del Re, dove appunto Parnassius Apollo vive. Le problematiche non sono molte, nel senso che c'è una bella popolazione abbondante, un po' come in tutto l'arco alpino. Nei transetti di quota più bassa assistiamo, come molte altre parti delle Alpi, a una ricolonizzazione da parte del bosco delle aree prative, con conseguente sottrazione d'habitat per questa specie, che invece vive in aree molto aperte, soleggiate, secche, depone le sue uova sul sedum o talvolta sul sempervivo, e poi vediamo questi adulti succhiare nettare sui cardi. Quindi la problematica è questa. Attenzione che è vero che noi abbiamo delle popolazioni molto buone per Parnassius Apollo sulle Alpi, però come faccio notare molte volte, innanzitutto bisogna vedere se le nostre specie, che sono least concern, cioè sembrano non preoccuparci, lo sono anche nel resto dell'Europa. Per esempio, Maculinarion e Cenonimfedipo sono due specie che sono least concern da noi, nel resto d'Europa sono addirittura endangered, cioè significa che la responsabilità dell'Italia è enorme. Questo non capita ad Apollo. Apollo è least concern anche a livello globale e globale in fase di rifacimento, ma europea. Però quando abbiamo fatto l'assessment, abbiamo dovuto separare le popolazioni dell'Appennino da quelle alpine, perché invece in Appennino è for in fortissima riduzione, molto probabilmente perché la sua risalita in quota tipica, fenomeno tipico che stiamo osservando negli ultimi 20 anni sulle Alpi, in Appennino non gli è consentita, non ci sono vette così alte e quindi le condizioni microclimatiche idonee per questa specie, sulle Alpi si trovano sempre più in alto di quota, in Appennino stanno scomparendo. Quindi le Alpi hanno un ruolo davvero cruciale per molte specie, ma anche per Apollo, che apparentemente sembra per adesso una specie senza problemi e di conservazione almeno a breve termine. L'altra specie che il parco ospita e che si è fatto carico di monitorare è una congenerica, Parnassius mnemosine. Questa specie è una specie cotonale invece, che vive a quote un pochino più basse, si vede un pochino meno, vola in giugno quando c'è il suo periodo di volo, in realtà se ne vedono moltissime tutto insieme, però è un pochino meno appariscente e mobile di Apollo, quindi probabilmente vi è capitato meno di osservarla. In questo caso è una specie cotonale, depone le uova su questa specie, su alcune specie del genere Corydalis, che sono minacciate di nuovo dall'abbandono delle aree aperte. Questa è una delle principali minacce in tutti gli ambienti alpini, subalpini e anche di alta quota, l'abbandono delle attività umane, che consente al bosco di ritornare, ma sfavorisce naturalmente le specie legate alle aree aperte. E Parnassius mnemosine, difatti, di nuovo vi ho messo la dicitura di un articolo che abbiamo scritto da poco con dei colleghi in Appennino, perché di nuovo questa specie presenta forte minaccia, forte declino in Appennino, mentre è ancora in un buono stato di salute sulle nostre Alpi, ed è una specie che appunto viene monitorata e controllata nel parco appunto del Monviso. Poi il parco è molto grande e deve occuparsi di diversi SIC, cioè siti di importanza comunitaria, che ora sono a pieno regime, quindi in realtà sono zone speciali di conservazione, nella SIC Boschi di Staffarda. Il parco si deve occupare di una specie invece di pianura, che è questa Licena dispar. Questa specie è nota anche come la Licena delle paludi, ma in realtà è diventata la Licena delle risaie, perché le aree umide sono state sostituite, almeno da noi, fortemente dalla risaia. Lei si è concentrata nella risaia, con tutte le conseguenze negative anche di questo legame, naturalmente, ed è diventata sempre più rara nelle zone non di risaia, perché necessita di aree umide. La sua pianta nutrice, che appartiene al genere Rumex, in realtà non sono tutti i Rumex, ma solo quei Rumex legati alle aree umide, quindi hanno bisogno di paludi, di fiumi, anche soltanto fiumi che esondano, comunque
terreni intrisi d'acqua. Questi suoli, la povertà d'acqua è un fenomeno crescente, quindi questa specie è particolarmente minacciata e particolarmente sott'occhio. Il parco sta dedicando moltissimi monitoraggi a questa specie. Noi appunto stiamo dando una mano. Soltanto l'altro ieri eravamo in campo con molti guardiaparco della regione Piemonte che si trovano ad avere questa specie nell'astigiano, eccetera, lontano dalle risaie, quindi lontano da questi ambienti, da questi surrogati di paludi, e invece ha a che fare con le paludi naturali. Nel 2020 a Pian del Re, Pian della Regina, è stata rinvenuta a Fengare Sarium, che qualcuno conosce come Maculinearium, che è un licenide molto interessante perché oltre ad essere oligofago, cioè mangiare, nutrirsi a spese di una o poche piante di un solo genere, in questo caso il timo, è anche mirmecofila obbligata, cioè no, la sua larva non sopravvive se non in presenza di alcune particolari formiche. Quindi anche questa è una specie protetta, ed è presente appunto anche nel parco. Come vedete, perché un po' avvezzo a queste diciture, queste sono le conclusioni dei reporting che si mandano ogni 6 nella Comunità Europea. Qui si vede che allo scorso reporting, nella regione biogeografica alpina, la specie è in buono stato di salute, ma di nuovo nelle aree mediterranee e nelle aree continentali invece no. Quindi le Alpi hanno sempre una responsabilità molto grande rispetto a queste specie. Anche questa è una specie legata a prati assolati, molto simili a quelli di Apollo, spesso si trovano insieme e naturalmente teme il calpestio, teme il sovrappascolo, ma anche l'abbandono, quindi sia lo sfruttamento esagerato a parte del turismo, del pascolo, sia dall'altra parte l'abbandono. Quindi ci impongono misure gestionali che mediano l'impatto umano su questi ambienti naturali. Poi in alto, sopra, diciamo verso il Pian del Re, sul sentiero che conduce dal Pian della Regina al Pian del Re, potete vedere moltissime, nella stagione estiva piena, genziane molto basse, queste genziane senza gambo, a caulis praticamente, e qui vive Euphydrias aurigna, in particolare le popolazioni alpine, quindi la sottospecie glacigenita, che poi invece è più difficile incontrare in volo perché è molto più rarefatta. Questa è una specie che si trova veramente a stretto contatto con l'uomo, perché la sua pianta cresce esattamente lì intorno ai sentieri, facilmente calpistabile, facilmente, come dire, in qualche modo sottraibile alla femmina che deve deporre le uova. E quindi di nuovo il parco sta facendo molta attenzione a questa specie. Vedete per quante specie solo di farfalle e diurne il parco ha responsabilità. Pensate che, non so, l'Olanda o il Belgio hanno nemmeno una specie di direttiva, solo il parco del Monviso, avete visto, già elencate cinque specie solo di farfalle. Poi in realtà dicevamo che l'area è estremamente ricca, come si vedeva dal grafico iniziale, di farfalle. Noi abbiamo svolto dei campionamenti mentre eravamo presenti per campionare specie protette, e a partire da non dei campionamenti a tappeto, quindi non possiamo dare una lista specie comprensiva di tutta l'area protetta, ma se non altro nella zona del Pian del Re e Pian della Regina abbiamo campionato per certo 108 specie, quindi pensate un numero veramente grande. Pensate che l'Inghilterra in tutta la Gran Bretagna ha una cinquantina di specie, soltanto in questo all'interno di un solo SIC. E difatti il parco, proprio all'inizio del progetto di monitoraggio europeo delle farfalle, aveva immediatamente aderito volentieri a questo progetto. Questo progetto è un progetto di monitoraggio europeo standardizzato, svolto su base, appoggiandosi esclusivamente a volontari, che aveva visto, nato tantissimi anni fa, ma che ha visto da sempre l'assenza dell'Italia, come si vede in questa mappa. L'Italia non è colorata perché non ha mai partecipato a questo progetto, perché abbiamo avuto sempre difficoltà a trovare dei volontari che si impegnassero nel monitoraggio a lungo termine, idealmente per sempre, delle farfalle. Abbiamo avuto un piccolo aiuto dalla Comunità Europea con questo progetto EIBOL, e abbiamo potuto svolgere delle azioni concrete, quindi per esempio coinvolgere nuovi
volontari attraverso delle attività di coinvolgimento. Così adesso la mappa di prima era del 2018, dal 2019 anche noi siamo dentro questo progetto e come vedete siamo colorati in rosino perché appunto facciamo parte di questa rete di monitoraggio, che è la rete più grande conosciuta al mondo di monitoraggio di invertebrati, anche l'unica rete paneuropea di monitoraggio degli impollinatori, le farfalle sono insetti impollinatori, che comprende 22 quindi paesi, quasi tutti ormai paesi europei, anche se alcuni si sono aggiunti solo, diciamo, dopo di recente, insomma, vedete che ci sono 10.000 più di quasi 11.000 transetti fissi, percorsi ogni anno più volte all'anno da volontari. Questo progetto lo trovate il sito del progetto europeo, European Butterfly Monitoring Scheme, nasce nel 2019. In Italia, perché noi ci lanciamo con questo progetto, traduciamo il sito web e ad oggi, praticamente la settimana scorsa, arriviamo a 100 transetti, un risultato incredibile di cui la comunità europea si è molto stupita e ci ha fatto molti complimenti. Qui vedete i transetti, uno di questi puntini è anche il transetto gestito dal Parco del Monviso. Vedete che molti sono concentrati nella nostra zona perché è partito da noi l'idea di portare il progetto in Italia. Poi l'abbiamo condiviso con Leonardo Dapporto e Stefano Scalercio, che si trovano rispettivamente a Firenze, ad avere lungo l'Italia delle persone con cui condividere il coordinamento di questo progetto, e al nord ci siamo noi. Di questi 100 transetti, 20 sono all'interno della rete Natura 2000. Fuori ce ne sono 80. Perché? Perché moltissimi appassionati, assolutamente non esperti, di qualsiasi matrice, man mano si stanno unendo a questo progetto. Abbiamo già campionato soltanto nel 2020 150 specie, quest'anno siamo a 90 specie, la stagione è appena cominciata. E considerate che siamo partiti con questo progetto praticamente in pandemia. Abbiamo potuto fare una serie di workshop subito prima della pandemia per appunto sensibilizzare, ne abbiamo anche fatti poi con la mascherina, abbiamo prodotto delle piccole guide che qualcuno di voi ha già visto per il riconoscimento delle specie più comuni a livello locale, abbiamo parlato di questo progetto alla stampa più che potevamo, quindi ogni volta che ho parola ne parlo perché abbiamo bisogno di ingrandire questa rete e di renderla permanente nel tempo. E naturalmente, fin da subito, questa è l'ultima guida che stiamo pensando, stiamo realizzando, che è quella proprio che riguarda l'arco alpino, quindi anche il Monviso. Fin da subito, io che ho sempre lavorato molto volentieri con le aree protette, avevo pensato di basare questo progetto praticamente esclusivamente sui parchi. Anzi, io avevo pensato in 3 anni, dal 2019 al 2021, di ottenere 21 transetti, cioè uno per ogni parco nazionale, visto che i parchi nazionali sono grandi. Sono strutturati, hanno dei finanziamenti, puntavo su di loro. Infatti, il primo ad aderire è il Parco del Gran Paradiso, ma subito dopo, praticamente nello stesso anno, poco dopo il Parco del Gran Paradiso, si uniscono diversi parchi regionali piemontesi, tra cui in primis proprio il Parco del Monviso, con due transetti che vedete tracciati qua, questo è come vengono disegnati sul portale. Quindi con il conteggio delle comunità di farfalle, e ad oggi, come avete visto, sono molti più i transetti fuori dalle aree protette, sono molti di più quelli nelle aree protette regionali che non quelle nelle aree protette nazionali. Questo perché la sensibilità veramente delle nostre aree protette e ad esempio quella del Monviso, come di altri parchi, questi che vedete sono giornate di formazione, sono tutti personale di parchi del Piemonte, quindi vedete Alpicozie, vedete Mandria, eccetera, quelli con cui eravamo l'altro giorno appunto a cercare le cene a Dispar, si sono subito attivati. E noi in tutti i modi in cui ci è possibile cerchiamo di aiutare, di reggere questa rete, di implementarla, renderla sempre più ampia e permanente. Quindi noi abbiamo da subito affiancato il parco, ci siamo resi disponibili a portare eventualmente anche avanti noi in qualche momento di crisi, diciamo così, di personale, perché il parco ha tantissime cose da fare, questi transetti, ma vogliamo anche trovare questo momento per ringraziare il parco, perché sta facendo una cosa estremamente importante, perché quando possiamo confrontare i dati di una
passeggiata di mezz'ora al Pian del Re, con altri 10.000 passeggiate svolte con un metodo assolutamente identico, quindi confrontabile, possiamo avere molte risposte su come sta andando la nostra biodiversità. Possiamo sapere se la nostra biodiversità sta andando come sta andando nel resto del mondo, oppure, cioè dell'Europa, oppure, e quindi la causa di declino o addirittura di incremento è, diciamo, va sopra le nostre decisioni, ma invece possiamo avere dei declini locali di alcune specie che vanno in controtendenza con quello che capita nel resto dei paesi, allora vuol dire che la causa e anche la soluzione risiede in nostre attività e così via. Quindi tutti gli indicatori che ci parlano dello stato di salute della biodiversità nei confronti di cambiamento climatico, di uso del suolo, eccetera, li possiamo ottenere solo se abbiamo tanti dati confrontati. E quindi questo piccolo sforzo che per i parchi è grandissimo, ha un senso veramente molto ampio, proprio perché può essere confrontato con 10.000 e più transetti permanenti che rimarranno a vita, tutti gestiti da personale volontario. E quindi questo, insomma, era per ringraziarvi. Naturalmente questa stessa metodologia del transetto è poi utilizzata per monitorare le specie di direttiva. Quindi quando il parco si fa carico di monitorare Parnassus apollo, mnemosine, dispare, Glece genita, eccetera, lo fa per lo più con il metodo del transetto, cioè con lo stesso metodo con cui si monitorano tutte le farfalle per rendere confrontabili con tutta Europa. Quindi diciamo che questo sforzo, se non altro, lo dico almeno ai gestori del parco che sanno quanto è pesante per le specie protette, lo sforzo si va in sinergia, quindi offre questo perché siamo riusciti a mettere, quindi a mettere in. A far parlare, diciamo, queste due diverse necessità di sapere come sta la biodiversità, almeno per le farfalle abbiamo un metodo di monitoraggio condiviso a livello europeo che è proposto dalle linee guida ISPRA, che adesso sono state aggiornate nel nuovo piano di monitoraggio in vista del quinto reporting, ma che sono le stesse del Butterfly Monitoring Scheme, proprio perché abbiamo potuto lavorarci direttamente. In ultimo, vi voglio ancora segnalare che questa, insomma, la nascita di questo interesse, anche veramente inatteso, perché io mi aspettavo 21 transetti in 3 anni, invece ne ho 100 adesso, nello stesso tempo, ha fatto sì che ci rendessimo anche conto che c'è molto interesse, più dell'atteso, in Italia su questo gruppo di insetti così carismatici, così interessanti, conosciuti. E quindi nel 2020, sempre in piena pandemia, purtroppo abbiamo fondato l'Associazione Lepidotterologica Italiana ALI, che insomma, vi invito a almeno a visitare il sito, ma anche ad associarvi, perché crediamo che il confronto, il mettere in sinergia gli sforzi e le forze sia davvero la soluzione per salvare questa nostra biodiversità, in particolar modo proprio noi sulle Alpi. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, sono naturalmente disponibile per le vostre domande. E ho terminato. Grazie professoressa, grazie anche non solo per essere stata nei tempi, ma anche per aver sottolineato il ruolo del Parco del Monviso, dei parchi in generale, in quello che è il monitoraggio della biodiversità, dell'ambiente in generale. Un monitoraggio che mi permetto di aggiungere, viene fatto non tanto e non soltanto come si pensa spesso per questioni di mera vigilanza, ma anche proprio per questioni di studio, di ricerca e in estrema sintesi anche di comunicazione, perché poi tutti questi dati, come giustamente sottolineava lei, vengono condivisi in una rete nazionale, internazionale, europea che permette di certificare lo stato di salute di quel particolare animale, di quella particolare porzione di ambiente che a noi sta a cuore tutelare e soprattutto comunicare al pubblico che deve essere mantenuta così com'è e eventualmente migliorandone la persistenza in vita negli anni a venire, visto che sovente sentiamo parlare di diciamo, scenari tragici nel nostro quotidiano, insomma. Più cerchiamo e più ci operiamo per evitare che questi scenari si concretizzino, meglio è.
Io invito tutti coloro che avessero delle domande per la professoressa Bonelli a scriverle nella chat, le riprenderemo eventualmente a seguire, perché adesso passerei la parola al secondo blocco di interventi che dopo questa relazione scientifica ci portano al comune di Barge, insomma, dove è stato realizzato, insomma, si sta realizzando un progetto nel quale un parco giochi molto speciale, molto particolare, di cui poi ci parleranno gli ospiti che vi sto per presentare, avrà anche una parte dedicata proprio alle farfalle. Per cui, nel ringraziarli di essere qui, io cedo la parola alla sindaca di Barge Piera Comba e all'ingegner Cristiano Savoretto, che è responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Barge e dell'Unione Montana Barge e Bagnolo. Buonasera a entrambi e la parola alla sindaca Comba. Buonasera, grazie di questa preziosa occasione. Io rubo pochi minuti per chiarire quella che è stata la filosofia generale del Giardino per Tutti, che è una difesa della biodiversità nelle sue forme umane, vegetali e animali. La nostra è una comunità molto variegata nella sua componente di persone che ci vivono, e tutti sanno che abbiamo una comunità cinese importante alla quale si sono andate aggiungendo persone che arrivano così dal Nord Africa, dal Sud America e che hanno trovato un terreno per lavorare insieme nella nostra comunità, che sarà uno dei soggetti che sarà chiamato appunto a gestire questo giardino per tutti, che nasce all'insegna appunto della valorizzazione della diversità umana e biologica e dell'inclusione. L'abbiamo chiamato un giardino per tutti, tutti per un giardino, non solo perché amiamo i moschettieri, ma anche perché ci sembra che riassuma la nostra filosofia, cioè che sia un giardino dove tutti trovano uno spazio accessibile, quindi ci saranno tra l'altro un parco giochi anche per bambini con esigenze speciali, ma dove anche tutti possono dare un contributo e quindi ci sarà un orto condiviso dove si imparerà la saggezza, a vivere con saggezza, come diceva Thoreau, nel rispetto degli altri e nel capire come le altre culture abbiano anche molto da insegnarci. Ci sarà uno spazio didattico e ci sarà uno spazio per le farfalle, per le api e nell'attesa del giardino, come poi sentiremo alla fine, il nostro istituto comprensivo ha già cominciato a lavorare in classe sulle farfalle. Quindi cominciamo a porre le premesse perché poi sia un giardino vivo in cui si impara il rispetto dell'ambiente, si impara la sostenibilità nelle sue componenti che sono economica, sociale e ambientale. Quindi grazie per questa occasione, grazie per poterlo raccontare insieme a voi. Buonasera, sono Cristiano Savoretto, sono uno dei progettisti dell'intervento. Uno dei progettisti perché è una componente importante nella realizzazione di questo intervento è stata quella di, a monte di tutto, creare un grandissimo gruppo di lavoro, nel senso di dimensioni, nel senso che se dal punto di vista dei progettisti ci sono io e ci sono Olivari, che è un paesaggista di Torino, e soprattutto la supervisione del professor De Vecchi dell'Università di Torino, della Facoltà di Agraria. La componente fondamentale è stata fin dall'inizio quella di condividere con un nuovo modello operativo. Non si è voluto pensare a un progetto senza prima intervenire con tutte le istituzioni, gli stakeholder, le associazioni di volontariato che in qualche modo avrebbero avuto interessi, competenze, risorse da mettere in campo nella realizzazione dell'intervento. La collaborazione con l'Università di Torino poi è stata
una continuità. Il Comune di Barge da tempo sta collaborando con la Facoltà di Agraria su diversi argomenti e in questo caso è stata un'attività fondamentale nel dare tutti quegli apporti che risultano fondamentali in un intervento che vuole essere qualcosa di diverso della semplice creazione di un'area verde urbana. Per questo, con una convenzione sono stati individuati i ruoli dell'università e alla luce del bando che è stato vinto, posto in essere dalla Compagnia di San Paolo proprio sul restauro ambientale, fondamentale è stata individuare l'Università di Torino per quello che sono gli aspetti scientifici. Si è voluto puntare molto su quello che è la valutazione dei servizi ecosistemici forniti dalla vegetazione in ambito urbano. È un argomento molto importante, spesso sottovalutato, e per questo si è voluto andare a individuare precisamente con loro quelli che saranno gli effetti che si vorranno ottenere. Per questo, con loro e con la Compagnia di San Paolo, si è proceduto alla scelta degli indicatori da adottare innanzitutto per l'individuazione delle specie vegetali. Non si è quindi utilizzato un parametro esclusivamente, diciamo, estetico oppure agronomico, ma sostanzialmente ecosistemico. Per cui, non è il mio argomento, per cui posso fare una valutazione molto preliminare di questo, probabilmente con successivi approfondimenti l'università potrà essere molto più attenta, ma l'individuazione delle specie è stata fatta con particolare riferimento a quelli che sono i principali servizi che ogni specie svolge a servizio dell'ecosistema. Fondamentale poi l'attività dell'università per l'assistenza in fase progettuale, l'organizzazione di incontri con la popolazione, verifiche agronomiche e la determinazione della CO2 che potrà essere stoccata o utilizzata dalle specie arboree. L'analisi del suolo è in corso da parte dell'università e quindi con l'utilizzo di appositi modelli matematici verrà valutata la situazione ex ante, quindi prima dell'intervento, ed ex post, quindi a 3, 5, 10 anni dall'intervento, proprio perché questo intervento è un intervento che avrà una sua evoluzione naturale e questo è quello che vogliamo tutti in qualche modo seguire e riuscire a valutare quanto degli obiettivi che ci eravamo prefissi riusciremo ad ottenere. In realtà ho detto che sarà una valutazione ex ante, ex post. Questo sarà uno dei casi invece in cui ci sarà un'ulteriore opzione. Come vedremo più avanti, l'area che è di intervento è un'area che dal punto di vista urbanistico era in parte destinata all'edificazione. L'amministrazione, con una scelta coraggiosa, ha strappato alla edificabilità parte di quest'area e l'ha resa disponibile per la creazione di un'area verde. Per cui la comparazione sarà tra una situazione che è quella attuale, la situazione che ci sarà in divenire e la situazione che avrebbe potuto esserci con un intervento edilizio che avrebbe comunque interessato quell'area. Un punto molto particolare di questo intervento sarà la realizzazione di un orto sociale. La collaborazione sia con l'università che con Orti Generali, che con Stefano Olivari, di cui ho già parlato prima, sta supportando l'amministrazione, verrà redatto un regolamento specifico per l'utilizzo dell'orto sociale. Non sarà un orto sociale, diciamo, in senso solito, non si darà praticamente la disponibilità dell'utilizzo ai singoli privati. La volontà è quella di realizzare 7 piccoli orti, ma questi saranno gestiti in forma comune da associazioni del territorio
e in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche, quindi l'Istituto Comprensivo e l'Istituto Alberghiero di Barge, e con il supporto anche importante delle due case di riposo, perché, come diceva prima giustamente Piera, il fondamento di tutto questo intervento è soprattutto, anzi, anche, perché non è solo soprattutto sociale, di inclusione nelle sue valenze più ampie. Gli obiettivi che ci si prefissi nella realizzazione di questo progetto sono stati sostanzialmente migliorare il benessere sociale, come dicevo, sviluppare la coesione all'interno della comunità locale e non solo, e rafforzare la resilienza del territorio. Resilienza è un termine forse in questi ultimi tempi molto abusato. Noi in realtà l'abbiamo usato un po' di tempo fa quando abbiamo cominciato a occuparci di questo progetto, per cui abbiamo mantenuto l'utilizzo. La cosa fondamentale, come dicevo, è stata fin dall'inizio la condivisione. La condivisione alla stesura, alla fase progettuale, in cui stanno partecipando tutti, amministratori, ovviamente in senso diretto e in forma primaria, i cittadini, l'università, come abbiamo detto, degli esperti, le scuole, le case di riposo, le associazioni, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale. E importante è stata fin dall'inizio la partecipazione diretta anche nella fase progettuale e nell'ideazione degli interventi da parte della sindaca e della giunta comunale. Le linee di azione sono sostanzialmente due. Devo dire che da esperienze professionali passate, io prima mi occupavo, per anni mi sono occupato della comunità montana Valle Po e poi adesso nel comune di Barge, sicuramente bisogna tenere conto che i progetti territoriali portano ai risultati attesi e positive ricadute solamente se supportati da una idonea animazione locale. L'attività di animazione locale diventa fondamentale. Gli esempi positivi di cui posso, di po di che posso citare, in quanto me ne sono occupato direttamente, sono l'albergo Galaberna di Ostana, il recupero della borgata di Balma Boves, la cantina sociale Castellar, il recupero dell'ex officina ferroviaria di Barge, il recupero dell'anello sentieristico di Leonardo sul Monte Braco e la pista ciclabile di Bricherasio Saluzzo che stiamo realizzando. Tutti questi progetti hanno un elemento comune, la partecipazione e la condivisione, che sono stati determinanti per la riuscita dell'intervento pubblico. E tutti stanno generando importanti ricadute sociali, ma anche economiche, nonché ambientali al territorio che le ospita. Le linee di azione sono sostanzialmente due, dicevamo: la valorizzazione e il recupero del capitale naturale dell'intera area, finalizzato al contrasto del degrado, e la seconda è la creazione di un parco urbano di circa 12.200 metri quadri in un'area che urbanisticamente era destinata, come vi ho detto prima, all'urbanizzazione, quindi rendendo uno spazio pubblico vivo e creativo con le sembianze di un bosco fluviale in parte, ove interagiranno per la realizzazione di un'unità paesaggistica diversa da quello che è attualmente. Vedremo poi nello specifico. Un esempio di intervento analogo, già realizzato nel comune di Barge, è stato il recupero dell'officina ferroviaria. Alla vostra sinistra potete vedere lo stato di degrado in cui si trovava il fabbricato, ma soprattutto l'intera area. E nelle foto a destra quello che è il risultato che l'amministrazione intende ottenere, una riqualificazione paesaggistica, architettonica in quel caso, ma soprattutto sociale. Come potete vedere, si è restituito un'area del territorio che per buona parte dei bargesi era ormai diventata sconosciuta, molti non sapevano neanche più che esistesse l'officina ferroviaria. È diventato un polo culturale, un polo di attrazione, e con la realizzazione della pista ciclabile è diventato la porta della nostra città. E questo è quello che in qualche modo si vuole di nuovo ripetere nell'intervento che stiamo per realizzare.
Il progetto iniziale era caratterizzato da un concetto molto forte inizialmente, perché tutto è partito da un bando della Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, finalizzato alla realizzazione di parchi gioco inclusivi, per cui la finalità iniziale era l'inclusività, ma da lì si è cominciato a ragionare sull'inclusività nel termini più ampi, non solo alla disabilità, soprattutto alla disabilità, ma anche alle fasce deboli e svantaggiate della cittadinanza. L'inclusività degli spazi urbani marginali, l'inclusività delle aree urbane deboli, ma nello stesso tempo l'inclusività di tutto quello che è attivo, quindi la scuola, l'università, l'associazione di volontariato, il mondo economico, imprenditoriale ed agricolo. Tutto ciò ha portato, con la pubblicazione del bando della Fondazione Compagnia di San Paolo, al naturale, quasi ovvio desiderio da parte dell'amministrazione di ampliare l'area di intervento che inizialmente era minimale, e il progetto stesso è diventato molto più ampio, dando più forza e struttura allo stesso. Si è voluto rovesciare il metodo di lavoro consueto, in cui tutti affrontano i bandi focalizzando il massimo impegno sul progetto. Invece si è voluto focalizzare l'impegno sulla rete di rapporti col territorio, e con le esperienze virtuose. Per questo è stata coinvolta l'associazione Coefficiente Clorofilla e gli Orti Urbani di Torino, che proprio con la figura di Stefano Olivari ha dato un importante supporto e impulso alla definizione del progetto e soprattutto alle strategie di comunicazione, nonché indicazioni che torneranno utili nella fase più importante, che è nell'attivazione dei servizi e soprattutto nella futura gestione. Perché un'area pubblica funziona se la gestione funzionerà. Allora, la descrizione di intervento. Come dicevamo, questa alla vostra sinistra è il concentrico del comune di Barge. È un'area totalmente inserita nel concentrico, quindi in zona totalmente urbanizzata. In un'area che, come dicevamo prima, per decisione politica e programmatoria è stata strappata alla edificabilità e con la volontà di andare ad allinearsi alle migliori pratiche di sostenibilità ecologica, di sviluppo sostenibile della città e di mitigazione del rischio idrogeologico. In quell'area il torrente Infernotto ha nel 2016 avuto effetti importanti. Ci sono state nell'alluvione del 2016 l'area è stata profondamente colpita e nel tempo sono state realizzate una serie di importanti opere idrauliche, che sono state un po' la base per la realizzazione di quello che vorremmo fare nei prossimi mesi. Le componenti ambientali su cui si vuole intervenire a questo punto sono sia la terra che l'acqua, ma dal punto di vista paesaggistico, attraverso interventi di movimentazione terra, messa a dimora di piante che comportino indiscutibile recupero estetico dell'area, ma allo stesso tempo la creazione di nuove destinazioni d'uso. E dal punto di vista ecosistemico, incentivando la presenza di insetti impollinatori, con la presenza di adeguate varietà botaniche, incrementando la biodiversità. Dal punto di vista culturale, comunicando un'attenzione alla coltivazione biologica delle piante, introducendo anche elementi botanici caratteristici di culture differenti. Questo è l'altro carattere di inclusività di cui parlava prima la sindaca. Barge ha una popolazione diciamo variegata, per cui sia in termini anagrafici, cioè quindi di età, per cui l'inclusività delle varie fasce di età è fondamentale all'interno di questo progetto, ma soprattutto verso la popolazione di origini non bargesi. Signor Savoretto, le Sì, chiederei di stringo. avviare. Stringo. La Grazie. descrizione di intervento brevissimamente, questa è l'area oggi, anzi 2 anni fa, questa è l'area oggi per cui si sta già realizzando l'area giochi e arrivo subito a solo indicare quelli che saranno gli elementi del progetto. Il progetto prevede la realizzazione di un parco giochi inclusivo, come dicevamo, già finanziato dalla CRC, un'area per gioco libero, un orto sociale condiviso di cui abbiamo già parlato, un apiario didattico, un'aula all'aperto che ci siamo resi conto in questo periodo pandemico dell'importanza che potrà avere,
percorsi naturali lungo il torrente Infernotto, delle aree di sosta attrezzate e il bosco fluviale. Una componente fondamentale dal punto di vista ecosistemico sarà la riattivazione della funzione di corridoio ecologico storicamente svolta dalla fascia fluviale del torrente Infernotto, compromessa nel tempo dall'intensa urbanizzazione che nel passato ha interessato le aree. Chiudo velocemente con l'indicazione delle piante che sono state indicate dall'università e semplicemente ancora due parole su quello che è il fine dell'orto, che è un punto fondamentale e cruciale di questo intervento, che sono la trasmissione generazionale dei saperi, la creazione di un circuito di reciprocità, la creazione di un canale di distribuzione che prevede di donare i prodotti degli orti e la gestione del parco attraverso una condivisione della responsabilità della cura degli spazi. Chiudo dicendo che l'intervento è stato finanziato per 190.000 euro dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino e per 50.000 euro dalla Fondazione CRC di Cuneo. Grazie ingegner Savoretto, grazie alla sindaca Piera Combo per questo spaccato di attività pratica del tessuto sociale bargese che, come abbiamo visto, è davvero molto attivo, davvero molto variegato anche nelle attività che propone. Si passa dal recupero di una officina ferroviaria al suo uso come polo culturale fino ad arrivare alle lodevoli attività che ci sono state presentate questa sera, che non vediamo l'ora di vedere disponibili per tutti quanti. Un percorso in divenire, un percorso che è già applicato, come ci diceva la sindaca poco fa, la comunità bargese sta rispondendo a quelle che sono le sollecitazioni che arrivano dall'amministrazione e un polo molto importante di risposta a quelle che sono le realtà che si stanno costruendo è rappresentato, come abbiamo sentito, dalle scuole. Una componente importantissima ovviamente per la nostra società, per il nostro futuro, ed è importante allo stesso modo che nelle scuole si lavori per sviluppare la consapevolezza di quello che è l'importanza della natura, l'importanza della biodiversità. Abbiamo con noi, rimaniamo a Barge idealmente, e abbiamo con noi il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Barge, professor Davide Laratore, e la professoressa Antonella Ramicelli, che ci parleranno di un percorso didattico che loro hanno condotto con delle classi del loro istituto, dedicato in particolare alle farfalle, quindi rimaniamo coerenti col tema di questa serata, ma diciamo è un ultimo tassello di un rapporto con la biodiversità, con l'educazione ambientale che l'Istituto Comprensivo di Barge porta avanti da anni. La parola ai docenti dell'Istituto Comprensivo, grazie. Grazie, un saluto a tutti i presenti, un grazie per questa occasione per poter parlare appunto di ambiente in generale, di biodiversità. Quindi grazie agli organizzatori, è una bellissima iniziativa che ci vede sicuramente entusiasti. Per quanto ci riguarda come istituto comprensivo, come diceva l'interlocutore prima di me, siamo molto attenti all'educazione ambientale, non solo da quando l'educazione ambientale è diventata materia trasversale dell'educazione civica, quindi da non molto, ma direi da molto prima. Da sempre noi abbiamo i tre ordini di scuola impegnati sul tema dell'educazione ambientale, in collaborazione con molti enti del territorio bargese, molte associazioni. Vorrei citare alcune delle nostre iniziative. Per esempio, lo scorso anno abbiamo organizzato, seguendo un po' le orme della Greta Thunberg, un riuscitissimo Friday for Future, qualcuno se lo ricorderà. I nostri insegnanti lavorano sempre e promuovono iniziative in occasione delle varie occasioni dedicate all'ambiente, la festa dell'albero, la giornata della terra, la giornata dell'acqua, dell'ambiente, eccetera.
Quest'anno, è notizia della scorsa settimana, una nostra classe della seconda A, ha vinto il primo premio rispetto a un concorso organizzato dal consorzio CSEA, che è il consorzio Servizi Ecologia Ambiente. Il titolo era Stop allo spreco di cibo. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro che vi invito ad andare a visionare sul nostro sito d'istituto. Ancora, sempre quest'anno, nonostante le difficoltà della pandemia, del lavoro a distanza, abbiamo partecipato a altri concorsi, per esempio quello sul e-mobility gestito dall'Istituto Vallauri. Abbiamo in corso un progetto biennale molto importante insieme a Bagnolo, sostenuto e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dal titolo Oltre il fiume cosa c'è? La scoperta del torrente Infernotto e dei suoi territori. Fino ad arrivare ovviamente alle farfalle, che sono l'argomento principe del nostro incontro. Chi mi seguirà, cioè l'insegnante Ramicelli, che è una grande appassionata di farfalle, vi parlerà di che cosa stiamo facendo, abbiamo fatto in questi ultimi 2 mesi nelle classi. Questa attività, in realtà, parte questo interesse per le farfalle. Mi è stato spiegato proprio dall'insegnante Ramicelli, quando io non c'ero, già era in campo. Per esempio, il nostro istituto aveva partecipato a un progetto del MIUR sui bachi da seta a scuola e anche sulle farfalle. Poi c'è stata questa interlocuzione degli scorsi mesi con il comune, proprio ragionando su come gestire in futuro questa bella area, che prima è stata rappresentata bene, spiegata bene dall'ingegner Savoretto, e quindi da queste prime interlocuzioni e anche dal contatto con la dottoressa Ribotta del Comune di Torino, siamo venuti insomma a conoscere alcuni progetti come Farfalle in Tour. Abbiamo anche noi presentato un progetto al parco che avevamo intitolato Sulle ali di Apollo. Poi l'insegnante vi spiegherà bene perché. E purtroppo questo progetto non è stato finanziato, ma abbiamo avuto comunque la possibilità di continuare, diciamo, questo interesse proprio con il lavoro fatto da una stegista, la dottoressa Cesano, che credo sia la stegista anche della relatrice, credo sia la tesista della relatrice che ha introdotto scientificamente i nostri lavori. E quindi adesso lascerei la parola all'insegnante Ramicelli per andare un po' nel concreto di che cosa effettivamente è stato fatto all'interno delle singole classi, delle singole nostre realtà, sia in Barge Capoluogo che nelle sedi periferiche. Grazie. Volevo dire a chiusura che insomma ho fatto un quadro velocissimo per dire che siamo molto interessati a questo tema dell'ambiente, siamo molto interessati alla biodiversità. Direi anche alla diversità in generale, ricollegandomi anche a quello che diceva prima la sindaca, che è sempre fonte di ricchezza e quindi ci sta sempre molto a cuore e insomma siamo impegnati in questo senso. Grazie e buon lavoro a tutti. Proseguo, grazie, e scendo un po' ancora di più nel concreto, dicendo questo, che noi in fondo si parla sempre di rete, no? Di fare rete, di creare rete. Noi la rete l'abbiamo creata, anzi siamo stati intrappolati nella rete delle farfalle. Non siamo stati noi a intrappolare le farfalle, ma sono state le farfalle a intrappolare noi nella rete. Questo perché appunto, mentre sentivamo parlare di orti generali, mentre sentivamo parlare di orti generali di giardino per tutti, la dottoressa Ribotta, Laura Ribotta, che credo sia presente, ci coinvolgeva nell'iniziativa di Farfalle in Tour, che poi non abbiamo potuto realizzare, ma che intendiamo sempre realizzare. Prego, perché ci tengo tantissimo a Farfalle in Tour e voglio riuscire a realizzare anche questo. Abbiamo quindi avuto notizia del progetto transfrontaliero del Parco del Monviso e abbiamo provato a rispondere a questa iniziativa
con un progetto dal titolo Sulle ali di Apollo. Apollo non a caso, ed ecco che mi ricollego con la dottoressa Bonelli che parlava appunto della farfalla Apollo, proprio perché una delle farfalle nostre tipiche del Parco del Monviso, peraltro anche in pericolo. Quindi, oltre che molto molto bella, grande e molto significativa. Quindi Sulle ali di Apollo avrebbe voluto essere questo, cioè da un lato lavorare appunto con le farfalle in classe, continuando la lunga tradizione passata, dove appunto abbiamo allevato bacchetta seta, abbiamo allevato podalirio, abbiamo allevato papilio macaone e al tempo col parco, che allora si chiamava Parco del Po, eravamo andate a liberarle sulla rocca di Cavour, perché c'era questa zona dedicata alla Torre del Bramafam, alle farfalle, in particolar modo al papilio macaone e al podalirio, quindi un po' la nostra tradizione delle farfalle a radici antiche. Le ali di Apollo quindi volevano essere questo, quindi lavorare con le farfalle, sulle farfalle, andare a prenderci cura delle piante per le farfalle nel giardino per tutti e poi fare anche dei lavori con i ragazzi più grandi utilizzando le tecnologie, ricercando se anche al di là del viso in Francia ci fossero le stesse farfalle, quindi fare un lavoro anche di confronto. Ma il nostro progetto non è stato finanziato, ma noi non perdiamo le speranze, speriamo di poter lavorare con questo progetto, con altri, in questo senso, perché riteniamo che le farfalle siano molto importanti. Sempre Laura Ribotta, poi conoscendo questa nostra passione, ci ha comunque messo in contatto con l'Università di Torino, Facoltà di Scienze Naturali, abbiamo avuto quindi l'intervento di Anna Cesano, che vedo presente, se vuoi accenderti l'audio, il video così ti fai anche vedere. Anna, grandissima, che è stata molto molto carina, eccola qua. Ringrazio veramente tanto perché è stata veramente disponibile, carina, gentile ed è venuta nelle classi terze della scuola primaria a parlarci di farfalle. Ci sono stati 3 incontri sulle classi terze delle primarie, un incontro anche nelle classi distaccate per i numeri più ridotti, dove Anna ci ha veramente sensibilizzati alle farfalle, ancora una volta. Il primo incontro ha riguardato l'importanza delle farfalle come impollinatori, insieme con le api, i colibrì e i pipistrelli. Il secondo incontro invece è sceso più nel particolare come ciclo di vita delle farfalle e delle farfalle come bioindicatori, perché non dimentichiamoci che le farfalle sono molto fragili e vanno quindi protette e tutelate. Tra il secondo e il terzo intervento Anna ha lanciato un'iniziativa bellissima, caccia fotografica alle farfalle. Erano 2 settimane in cui facendo un'analisi SWOT che tanto di moda, non è una roba da palestra, è un'analisi dei pregi, difetti, criticità dei progetti, posso dire che come criticità è piovuto tutta una settimana intera. Una settimana intera di pioggia continua in cui non piantavi una farfalla proprio nella maniera più totale. Nella seconda settimana i bambini si sono sguinzagliati insieme alle famiglie a fotografare farfalle. Allora, voi non so se avete mai provato, è veramente difficile fotografare le farfalle, per cui perché appena sei lì pronto, fai lo zoom, eccetera, la farfalla vola via e quindi nella foto rimangono tante belle erbe, tanti bei fiori, mai una farfalla. E questo ci riporta alla tradizione, presso alcuni popoli, che ritengono che la farfalla sia il simbolo dell'anima. Forse davvero lo è, perché è davvero difficile immortalare. I bambini quindi hanno fatto foto di alcune farfalle nostre tipiche, in combinazione abbiamo ritrovato la mnemosina, l'apollo, la licena, cioè proprio quelle di cui abbiamo sentito parlare in apertura. E anche un apio, mi pare, sì, credo, di aver riconosciuto, anche se le foto erano un po' sfocate. Ma poi ho capito, dopo aver passato ore nei giardini, a cercare nei parchi, seduti, a cercare di acchiappare, con la macchina fotografica e col cellulare le farfalle, poi ho capito che cosa voleva dirci Anna con questa cosa e ce l'ha lasciato anche in uno dei suoi materiali che ha presentato in classe. Il segreto non è correre dietro le farfalle, è curare il giardino perché esse vengano da te. Quindi voleva farci capire quello, che noi siamo corsi dietro, invece dovevamo fare il contrario, cioè preparare i nostri giardini, predisporre i nostri giardini e soprattutto, in particolar modo, anche il giardino per tutti e tutti per un giardino, in modo che le farfalle tornino a riappropriarsi dei territori da cui si sono un pochettino allontanate, essendo appunto dei bioindicatori.
Terzo incontro, allora siamo proprio scesi nelle farfalle in pericolo e quindi Anna ci ha presentato dei materiali riguardanti appunto la licena, l'Apollo, l'Arion e l'Aurinia, e quindi chiudiamo il cerchio perché è esattamente quello di cui ci ha parlato la dottoressa Borelli in apertura. È stata un'iniziativa bellissima perché i bambini si sono accorti, hanno imparato una grande cosa, una grande competenza, cioè quella di tornare ad osservare. Noi pensiamo che oggi i bambini siano attentissimi perché sono bombardati da mille stimoli visivi che arrivano da ogni dove. E guardano, ma osservare è un'altra cosa. E per catturare le farfalle nella loro essenza o nella loro anima, bisogna saper appunto osservare, stare del tempo, passare del tempo ad osservare. Nel frattempo uno sente i profumi della natura, dei fiori e delle erbe, osserva il volo delle farfalle, osserva la farfalla che succhia il nettare srotolando la sua spirotromba, e più mangia, più muove le ali per impegnarsi di più nella sua missione. E quindi è veramente, vede le farfalle che si rincorrono in amore, vede che le farfalle si posano su alcuni fiori e su altri no. E quindi è tutto un mondo da scoprire, ma bisogna appunto saper osservare. Io credo che, penso già di aver superato i tempi, ringrazio tantissimo la collaborazione di tutti quanti, dal parco all'università, al comune, e spero veramente che, vedo comparire Davide, quindi vuol dire che ho superato i tempi, spero veramente che si possa realizzare un angolo per le farfalle nel giardino per tutti, di cui siamo ben fieri di prenderci cura. Grazie professoressa, in realtà sono riapparso non perché avesse sforato i tempi, ma perché mi sembrava che lei stessa si stesse accompagnando verso la conclusione dell'intervento, che ho trovato davvero molto appassionato e anche appassionante. Sono convinto che i suoi alunni siano molto contenti di averla come insegnante, perché la passione che trasmette attraverso le parole che ci ha dato si percepisce, e credo che l'insegnamento, vedo che la sindaca Comba si è ricollegata, è un'esperta anche lei di insegnamento, insomma potrà confermare che l'apprendimento è favorito dalla presenza di un insegnante in grado di far percepire la propria passione ai suoi studenti. Io vi ringrazio, la ringrazio anche professoressa per aver citato i trofei MAB UNESCO, anche se la partecipazione del vostro progetto lo scorso anno non è andata a buon fine, ma non mi guardi così perché io non faccio parte della giuria, per cui non ho nessuna responsabilità in materia. In realtà io invito il vostro istituto, ma anche tutti coloro che sono all'ascolto questa sera, a candidare un progetto per l'edizione di quest'anno dei trofei MAB UNESCO, che è aperta fino al 30 di giugno di quest'anno, ed è un premio rivolto ad aziende, associazioni, persone fisiche o a scuole, appunto, tutti gli operatori del territorio sostanzialmente che vivono o lavorano sul territorio della riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso, che comprende numerosi comuni, tra cui ovviamente Barge sul versante italiano e anche altri comuni sul versante francese. Chi può candidarsi? Quali progetti possono essere candidati? Devono essere progetti che hanno come obiettivo il miglioramento della relazione tra uomo e natura, quindi progetti che spingano la ricerca di un equilibrio tra un ambiente sano e un'economia forte, nel rispetto di quello che è il progetto MAB, che è un acronimo per uomo e biosfera in inglese, per cui la compresenza degli esseri umani nella natura è il denominatore comune dei progetti che vengono premiati poi da questa nostra iniziativa. Sono due i vincitori ogni anno, per ciascuno di essi un premio in denaro di 1.000 euro, ma soprattutto anche la comunicazione di quelle che sono le attività svolte da parte del nostro parco e da parte poi dei media che vengono coinvolti. Parliamo di progetti,
torniamo un pochettino indietro e parliamo di un altro progetto che il Parco del Monviso sta seguendo e sta portando avanti in una cooperazione transfrontaliera anche in questo caso, ed è il PITEM, quindi un piano integrato che si chiama BioDivalp, e come dicevo in apertura di serata è un progetto che mira a tutelare, favorire la biodiversità nelle Alpi attraverso la cooperazione transfrontaliera di 5 regioni italiane e di altri partner, tra cui anche l'ente di gestione delle aree protette del Monviso. Chiederei in conclusione di questa serata, sempre che non arrivino domande da parte vostra per i relatori, chiederei dunque alla collega Mariangela Aloi di presentarci sinteticamente quelle che sono le attività del PITEM BioDivalp. Grazie Davide. Allora, vediamo di condividere lo schermo. Vedete la mia presentazione? Sì. Perfetto. Allora, molto brevemente vi racconto che cos'è il progetto PITEM BioDivalp. È un progetto Interreg Alcotra, quindi finanziato dall'Unione Europea, che nasce proprio con l'obiettivo di proteggere e valorizzare la biodiversità. Coinvolge un territorio molto vasto, come potete vedere da questa carta, ovviamente italo-francese, perché è un progetto Interreg, e coinvolge in Italia tre regioni, la Val d'Aosta, il Piemonte e la Liguria, e altre due regioni francesi. Perché questo territorio e perché proprio qui è già stato detto in questa serata che le Alpi occidentali sono un hotspot di biodiversità, non solo per quel che riguarda i lepidotteri, come ci ha spiegato la professoressa Bonelli, ma per tantissime altre specie, perché è un territorio montano attraversato da delle valli che quindi favoriscono anche il transito trasfrontaliero, e quindi che ospita veramente delle riserve di biodiversità molto importanti. Ma tutta questa ricchezza corrisponde anche a una grande fragilità di questo territorio, per cui l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di cercare di rafforzare, di tutelare la biodiversità e di cercare di migliorare la biodiversità sugli ecosistemi alpini e soprattutto di coinvolgere il territorio in questo progetto. Anche il tema della condivisione è già stato affrontato nel corso di questa serata ed si dimostra fondamentale, si dimostra anche vincente come strategia. E quindi gli obiettivi che i vari progetti che fanno parte di questo grande PITEM hanno anche proprio come base, diciamo, comune, quella di coinvolgere poi le comunità presenti su questo territorio nel rafforzare, nel valorizzare la biodiversità. Biodiversità non solo vista come tutela ambientale delle specie, ma anche come dal punto di vista economico, nel senso che i servizi ecosistemici che la biodiversità offre possono poi anche essere valorizzati dal punto di vista economico dalle aziende che operano e dalle comunità che operano sul territorio. Dicevo quindi che il progetto BioDivalp è composto da 5 sottoprogetti, diciamo così, un progetto di coordinamento e 4 progetti tematici. Il progetto di coordinamento è stato denominato COEVA e si occupa proprio di coordinare gli altri progetti, di comunicare quello che viene fatto.
Il progetto CoBioDiv è quello che si occupa un po' di andare a mappare quella che è la biodiversità sul territorio, stabilendo quindi un elenco comune di specie, ma anche cercando di definire dei protocolli comuni per il monitoraggio e per scambiare delle buone pratiche appunto sul tema del monitoraggio delle specie. Il terzo progetto è GBioDiv, che si occupa invece più della gestione della biodiversità, quindi andando anche qui di nuovo a condividere delle metodologie di gestione e di monitoraggio della biodiversità, anche attraverso poi l'applicazione di cantieri di recupero degli habitat degradati. Il quarto progetto, BioDiv Connect, si occupa invece più dei corridoi ecologici, quindi di andare a mappare e poi quindi intervenire su quelli che sono i passaggi che permettono la connettività ecologica attraverso le Alpi. E infine il progetto Pro BioDiv, che invece è quello che si occupa più di, diciamo, promuovere la biodiversità come fattore di sviluppo economico. Quindi, come dicevo prima, è quello che va a coinvolgere un po' di più gli attori territoriali per far sì che i servizi ecosistemici vengano in qualche modo capitalizzati e utilizzati come sviluppo sostenibile del territorio. All'interno di questo progetto, che è seguito dalla Regione Piemonte, i parchi che sono coinvolti, che sono il Parco delle Alpi Cozze, delle Alpi Marittime e il Parco del Monviso, sono stati individuati dalla Regione come soggetti che sul territorio possono andare a individuare quelle che vengono chiamate le comunità custodi della biodiversità, ovvero andare a coinvolgere sul territorio quegli stakeholder che possono diventare loro stessi soggetti che operano la tutela e la promozione della biodiversità. Per quel che riguarda il Parco del Monviso, la comunità custode è stata individuata nel comune di Ostana. Il progetto è già sta andando avanti ha già affrontato alcune tappe che possono essere sintetizzate così: una prima, appunto, un'identificazione degli stakeholder, la mappatura del capitale naturale dei servizi ecosistemici che sono presenti su quel territorio, e quindi poi il coinvolgimento della comunità per dare a loro, diciamo, in mano la gestione della biodiversità su quel territorio. E con questo concludo. Molto bene, grazie. E in conclusione di serata tornerei alla professoressa Bonelli con una veloce domanda che prende un po' spunto da quello che ho visto ha scritto nella chat. La sintetizzerei così: quanto è importante insegnare biodiversità fino dai primi anni della scuola? Insomma, ha un senso? E se la risposta è sì, come credo, qual è il senso di questo sforzo didattico? Ma guardi, io negli ultimi anni dico sempre questo, che è un po' come se ognuno di noi dovesse cercare nel suo piccolo, nella sua quotidianità, di lasciare un po' di spazio alla natura, di restituirne. E quindi se noi con i nostri studenti a casa nostra, nella gestione del verde pubblico, del giardino scolastico, dell'area protetta, di qualsiasi struttura, lasciamo un pezzettino, facciamo l'orto un po' più piccolo per lasciare il viale dell'impollinatore, lasciamo appunto, ritagliamo le aiuole dei giochi per poter lasciare un po' di spazio, impariamo che la biodiversità tutta deve avere il suo spazio. Le farfalle si prestano molto bene a questo, l'insegnante l'ha detto molto bene prima, cioè si possono far
allevare ai bambini, si può far vedere la loro relazione con la vegetazione e poi si possono rilasciare natura, si può vedere la metamorfosi che è la base del progetto Farfalle in Tour, che è un progetto di inclusione dei disabili psichici che abbiamo fondato 5 anni fa. E peraltro aggiungo che tanti di questi progetti, come Farfalle in Tour, come suppongo anche l'allevamento delle farfalle con gli studenti dell'insegnante Ramicelli, non partono necessariamente da un finanziamento. Ci vuole l'idea e poi dall'idea nascono cose, intersezioni, sinergie e sicuramente poi arriveranno anche i finanziamenti. Quindi bisogna credere fermamente in questo e cercare di lasciare un po' di spazio alla natura in tutte le nostre attività, alla natura che non è lì per noi, quindi le piante devono essere le piante delle farfalle, non le piante che piacciono a noi perché sono più belle. Questo è un piccolo sforzo che si può fare anche nel giardino della scuola, che è veramente molto educativo, e almeno io ci credo veramente molto. Grazie mille per la domanda. Grazie professoressa Bonelli. Grazie naturalmente anche alla sindaca Piera Comba e a Cristiano Savoretto del Comune di Barge, grazie al dirigente Davide Laratore e alla professoressa Antonella Ramicelli dell'Istituto Comprensivo di Barge, grazie a tutti i nostri relatori di questa sera per averci accompagnato in questo viaggio leggero, insomma, come sono leggere le farfalle, anche questa serata è stata molto piacevole, molto leggera, ancorché densa di grandi insegnamenti, come sottolineavamo anche solo pochi istanti fa. È il primo passo, diciamo, in un percorso che noi speriamo che possa continuare per ciascuno di voi a casa, nelle proprie attività, e che nell'economia del nostro ciclo di webinar intorno al Monviso sarà seguito, insomma, dal secondo appuntamento, al quale vi rimando il prossimo giovedì, il 3 giugno, sempre alle 17:30, sempre tramite la modalità webinar con GoToMeeting. Ci trasferiremo dall'aria delle farfalle all'acqua delle trote e con il professor Vincenzo Caputo Barucchi dell'Università Politecnica delle Marche e con Marco Baltieri dell'Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna faremo delle indagini d'acqua dolce, andremo a scoprire quella che è la vicenda della trota tra passato e futuro, dai documenti storici alla ricerca molecolare, per cui davvero un tema che tocca un'altra area di intervento del Parco del Monviso, sempre legata al Comune di Ostana, che è già stato evocato poco fa dalla collega Mariangela Loi, e che sicuramente avrà altrettanti motivi di interesse rispetto a quelli di questa sera. Grazie a tutti e buonasera. Alla prossima settimana. Grazie mille.